Allora, adesso proviamo l'autopilota della Tesla. Siamo vicini a Los Angeles, quindi qua l'autopilota c'è, però la Tesla è a noleggio, quindi è una versione beta, tipo. Vediamo se funziona, quindi fai vedere innanzitutto qual è la situazione qua del traffico. Ok, accendiamo l'autopilota e vediamo un po' come risponde. Ok, autopilota azionato. Devo tenere le mani vicine, intanto tiro via il piede perché adesso la velocità se la setta lui più o meno. Devo tenere le mani vicine al volante, come indicato dall'avviso, diciamo, per poter intervenire. Però sta facendo la curva in autonomia ed è sì, effettivamente è abbastanza impressionante. Perché guidare, cioè o meglio non guidare così è una cosa particolare, cioè, devo dire. Soprattutto pensando che è una versione beta, che è una versione, diciamo, ancora test, no?